scuola è una scuola giovane in proporzione, nel senso che esistiamo da 12 anni, ma in questi 12 anni credo che abbiamo insomma fatto un determinato tipo di lavoro per creare un progetto che si chiama Arte, Formazione e Cultura, e che ha come scopo quello di formare questi ragazzi, queste ballerine, da un punto di vista di grande eccellenza, sia per quanto riguarda la danza che per quanto riguarda la scuola e la loro formazione, quindi da un punto di vista culturale, cosa che nel 2016 diciamo che è fondamentale. Quindi abbiamo questo progetto che rinchiude tutte e due queste parti, grazie a questa collaborazione con l'Istituto delle Marcelline, dove le ragazze hanno la possibilità di studiare appunto con i nostri docenti, che sono tutti docenti che provengono dai paesi dell'est, quindi metodica Vaganova pura, e anche uno stile e una tradizione di un certo tipo. Tante volte veniamo un po' accusati di essere vecchi, però noi crediamo ancora in questa cosa, perché per noi è fondamentale mantenere questo patrimonio, diciamo, della danza classica, che sicuramente, al di là di quelle che sono, diciamo, le nuove tendenze, le nuove sfide, sicuramente è importante conservare, perché è il nostro patrimonio culturale. Quindi da noi si studia danza classica proprio nella maniera più tradizionale possibile, per arrivare al repertorio puro classico, accompagnato, come dicevo prima, da una formazione di un certo tipo anche dal punto di vista culturale, proprio per dare ai ragazzi una formazione completa. La danza classica purtroppo ha delle regole, diciamo, molto, molto rigide, e che in fase di audizione, diciamo, accomunano un po' tutte le scuole professionali. Quindi fondamentalmente sono delle caratteristiche a livello fisico dalle quali non si può, ahimè, prescindere, per cui prima di tutto questo, diciamo, è il criterio principale di scelta. Sicuramente però questo, ahimè, lo scopriamo comunque nel cammino, anche la parte caratteriale ha un aspetto fondamentale, perché sicuramente in un'epoca come questa rinunciare praticamente a tutto quello che noi chiamiamo tutto il resto non è una cosa semplice, perché le ragazze chiaramente sono occupate tutta la giornata, per cui sicuramente questa parte caratteriale è una cosa che viene fuori con il tempo, nel corso di questi 8 anni, perché è un percorso lungo, proprio la capacità, insomma, di reggere a questi ritmi, di reggere alla severità, diciamo, di questa disciplina, che questa disciplina assolutamente comporta, e a questi ritmi serrati e notevoli, insomma. Prima di tutto, come vantaggio abbiamo quello di essere diciamo l'unica struttura che ha all'interno veramente tutto, quindi soprattutto per i più piccoli, quindi chi fa la prima, la seconda e la terza media, è una garanzia anche di tranquillità per i genitori, perché abbiamo tantissima utenza che viene da fuori Milano, quindi loro vengono qua, hanno la possibilità di studiare danza qua, di fare la scuola e di avere anche il convitto all'interno, quindi senza mai uscire dalla stessa struttura, per cui questa è una grandissima garanzia. La fascia delle medie, prima, seconda e terza media, fa scuola al mattino e al pomeriggio a danza, poi vengono seguiti da dei tutor per accompagnarli un po' nello studio, eccetera, per appunto star dietro questo ritmo abbastanza serrato, perché, come dicevo, anche la preparazione scolastica è di un certo tipo, mentre invece per quanto riguarda le liceali fanno il contrario, quindi fanno danza al mattino e al pomeriggio hanno il liceo. Far danza al mattino vuol dire che alle 8 del mattino sono già alla sbarra, quindi le prime lezioni cominciano alle 8, terminano alle 2 e hanno 3/4 d'ora per mangiare, poi alle 3:15 cominciano con le classi del liceo, che è un liceo linguistico. Quello che io credo che abbia l'Accademia Ucraina di Valletto, ed è la sua forza, sono degli insegnanti di grandissimo valore. È un team di insegnanti che io ritengo veramente molto molto validi, e che sono diciamo la marcia in più. A livello di metodo noi usiamo pura metodica Vaganova proprio, quindi è la metodica dei grandi ballerini russi, quindi non siamo contaminati da nulla, è una nostra scelta, cioè è una nostra scelta quella di non essere contaminati. Forse il fatto che, forse essendo un po' più giovani, c'è una sfida da parte nostra del lavorare con tipologie di ragazzi che magari non sono perfetti, però noi diciamo il ballerino perfetto sotto ogni punto di vista è quello che magari diventerà il primo ballerino, mentre invece la danza, io dico sempre, il lago dei cigni non è fatto solo da Odette o da Odile,
giusto? Quindi se non ci fossero dietro tanti altri cigni, il lago di Cigni non potrebbe esistere. Quindi questo significa dare a ogni ragazzo, che comunque deve avere ovviamente il minimo dei requisiti per poter accedere all'Accademia, deve avere determinati tipi di caratteristiche, dare anche a questi ragazzi il massimo dell'attenzione, il massimo delle correzioni, dell'aiuto, perché un corpo di ballo, un balletto è fatto da tantissime persone e tutte devono essere preparate nel modo più professionale possibile, e io con il mio team di insegnanti sono sicura di ottenere questo. Dunque, i momenti relax non esistono. I momenti di relax io dico sempre che devono essere quelli in cui ballano, perché se è una scelta che loro fanno questa, ed è secondo me anche un privilegio, cioè il fatto di poter fare questa vita. Alla fine noi siamo sempre lì a dire poverine, sono stanche eccetera, però io credo che sia un'elite, cioè loro possono inseguire il loro sogno, possono farlo, per cui il relax deve venire dalla gioia di fare quello che sognano di fare, che possono fare sabato e la domenica quando non devono studiare. Il nostro lavoro non finisce con un pezzo di carta, quindi non finisce con un diploma. Il nostro lavoro finisce quando i nostri ragazzi hanno la possibilità di trovare un lavoro, cioè quando hanno trovato lavoro. Noi li accogliamo qui anche dopo per potersi mantenere in forma, vengono qua, abbiamo creato noi anche una piccola compagnia per cercare di dare loro posti di lavoro, ma soprattutto collaboriamo con una compagnia dei paesi dell'est sempre, che è il St. Petersburg Classical Ballet of Andrei Batalov, ed è una compagnia che fa tournée in giro per il mondo, e abbiamo proprio adesso delle nostre allieve diplomate che si sono appena diplomate, una grossa quantità in realtà, che è partita in tournée. Ieri sera ballavano a Losanna, 4 giorni fa erano a Praga, hanno fatto Monaco, stanno quindi lavorando, e questo per noi è molto importante. I ragazzi che sono diplomati negli anni passati, abbiamo dei ballerini che sono all'interno del corpo di ballo del Teatro alla Scala, abbiamo solisti nel balletto di Milano, nel balletto del Sud, tanti sono all'estero, quindi diciamo che comunque, ripeto, il nostro lavoro finisce quando loro cominciano a calcare il palcoscenico. Le audizioni sono fissate da aprile in poi. Noi in realtà in questo momento stiamo preparando questi spettacoli che saranno in scena al Teatro Arcimboldi di Milano. Per accedere all'audizione è sufficiente scaricare o iscriversi online dal sito, che è www.accademiaucraina.it, o altrimenti mandare una mail alla segreteria, con la quale verrà mandato poi il modulo di iscrizione all'audizione. La parte della propedeutica comincia dagli 8 ai 10 anni, dalla prima media in poi invece poi, ed è una fase di studio ancora, diciamo, 3 volte alla settimana, però la nostra propedeutica non è una propedeutica fatta per il divertimento, diciamo così, chiaramente sono ancora piccoli, per cui è ancora una fase di, diciamo, di preparazione, però in realtà mira già all'ammissione in accademia, per cui già studiano 3 volte alla settimana. Mentre invece poi le altre audizioni sono per l'accademia vera e propria, e partono dagli 11 anni, quindi prima media, fino all'ottavo anno. Era un modo per far conoscere l'Accademia, perché comunque essendo così giovani abbiamo bisogno di farci conoscere, proprio per il tipo di lavoro che, vabbè, insomma, inutile evitare false modestie, ripeto, grazie ai nostri insegnanti è un lavoro di un certo tipo, quindi un po' per far conoscere la realtà dell'Accademia, e sicuramente anche per presentare, poi volevamo fare annunciare questi spettacoli che ci saranno al Teatro Arcimboldi. Qui siamo nel cortile esterno, tutte le sale dell'Accademia, tranne un'altra che si trova nella parte vecchia, si affacciano su questo piccolo cortiletto. Quindi qui abbiamo una piccola sala riscaldamento, poi la sala più grande, poi un'altra, e poi appunto uno, come ho detto, è nella parte invece più vecchia. Tutte quelle, le camere sopra invece, tutte queste finestre sono parte della residenza, nel senso che qui abbiamo il convitto per le ragazze liceali, mentre invece dall'altra parte, dove sono state fatte le riprese anche per i costumi, abbiamo la parte di residenza delle piccoline, che sono seguite da una tutor, come dicevo prima, praticamente 24 ore su 24.
Chiaramente è un grosso sforzo, diciamo, io sono sempre molto attenta anche in sede di audizione proprio perché una scelta così comporta tantissimi cambiamenti di vita per la famiglia, per il distacco dalla famiglia, eccetera, eccetera, e un notevole impegno economico. Chiaramente sia noi come Accademia che l'Istituto delle Marcelline cerchiamo nei casi, diciamo, di allievi più meritevoli, di persone che hanno delle difficoltà, cerchiamo sempre di venire incontro cercando di aiutarle con delle borse di studio. Cosa significa il mio ruolo qua? Devo organizzare tutto qua in Accademia, aiuto a organizzare sempre gli spettacoli, che è una cosa più difficile in Italia, e io uso i miei contatti dei nostri amici, altre compagnie, io spesso aiuto a preparare gli spettacoli rispetto a scenografia, costumi, che coordino il lavoro di tutti gli insegnanti qua in Accademia, do qualche consigli, però anche studio anch'io da tutti i nostri altri insegnanti. Febbraio 2017, per noi un grande privilegio ballare sul palco di Arcimboldi, e voglio anche ringraziare l'amministrazione del teatro perché ogni anno balliamo su questo palco e 2017, questo anno, facciamo 4 spettacoli di seguito, è una grandissima esperienza per i nostri allievi, ragazzi. Diciamo, fanno un piccolo tournée, non solo un spettacolo come saggio. E già i nostri ragazzi lavoreranno come ballerini veri quando spettacoli ogni giorno fanno. Noi presentiamo Giselle, è anche spettacolo che non conoscono bene in Europa, però molto famoso spettacolo in Europa, nelle paesi di ex Unione Sovietica, la Biancaneve e 7 nani. Giselle ballerà, ex prima ballerina dell'Opera della Moldavia, adesso nostra insegnante in nostra accademia, mia moglie Nadezhda Shepachova, anche prima ballerina della compagnia di Andrei Batalov a San Pietroburgo. Lei farà con un ballerino, primo ballerino dell'opera di Ungheria, Budapesta. Loro due insieme faranno Giselle con nostri tutti allievi come corpo di ballo. Invece la Biancaneve, due spettacoli balleranno come ballerine principali nostri due allievi, Alice e Ilaria, con un primo ballerino dell'Opera della Moldavia. È prima volta quando in saggio nostre ragazze fanno ruolo principale. Sarà una grande esperienza per loro, anche per nostra accademia, per nostra scuola, perché prima noi sempre cercavamo possibilità di usare ospiti ballerini professionali dai grandi teatri. Invece questo anno noi vogliamo presentare le nostre ragazze come prime ballerine. Coreografia di Giselle è standard, Marius Pitipa. Invece la Biancaneve, coreografia di Genrich Majorov, con piccoli nostri cambiamenti, perché noi coreografia proviamo ad adattare per i nostri allievi, perché devono uscire sul palco tutti, anche propedeutica, primo, secondo, terzo corso, in teoria. In coreografia non ci sono ruoli per loro, però noi montiamo e diamo possibilità ad uscire sul palco a tutti i nostri allievi, anche i bambini.